Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è sabato, noi siamo parcheggiati un attimo perché mio marito è andato a prendere il seggiolone a Edo. In realtà l'abbiamo trovato usato, quindi appunto è entrato nella casa di una signora a prenderlo. Poi vi farò vedere quando lo porteremo a casa, speriamo che vada bene. Gli ho dato un po' di info perché o entravo io o entravo a lui, perché c'è qua Edo, vedete? Oggi è vestita da dinosaurino. E poi niente, dobbiamo passare un attimo da Brickoman e da l'altro, Iperceramiche, per vedere se troviamo i lavatoi del bagno. In realtà ieri siamo andati da Leroy Merlin pensando di trovare qualcosa. Invece hanno il piano in resina e noi lo vogliamo in ceramica, perché altrimenti ci ha confermato la commessa che si rovina tutto. E quindi vediamo se troviamo qualcosa, poi al massimo facciamo un giro. E poi abbiamo idea di mangiare fuori qualcosa di leggero, perché finalmente sono riuscita a perdere mezzo chilo. È un traguardo, già, sono contenta di questo. E quindi niente, vi porterò con me in questa giornata. Tra l'altro Edo, che ve lo faccio vedere, si è svegliato con l'occhiato qua che lacrima un pochino. Speriamo che non abbia niente di che, perché poverino, aveva tutto tipo il busto qua davanti e qua continua a lacrimare. E ovviamente c'è anche Leo che è qua davanti, perché si esce tutta la family il sabato. Siamo appena arrivati a casa. Alla fine non siamo andati né da Brickoman né da Iperceramiche, perché purtroppo i modelli che abbiamo poi visto sul sito non ci convincevano e in più costavano anche un bel po', quindi credo che lasciamo ancora in stand by un attimino la cosa, però credo che mio marito lo prenderà su eBay, che lui ha l'account e abbiamo trovato comunque un lavatoio che ci piace a entrambi e quindi lo prenderemo, credo, lì. Noi siamo qua così, il mio pupetto è già nuderello perché lui è super caloroso, l'occhietto va un po' così e così, gliel'ho lavato con una garzina e la fisiologica come consigliato in farmacia e poi vediamo un po' come... Dicevo, e poi vediamo un po' come andrà nei prossimi giorni, perché in farmacia mi hanno detto che eventualmente dovrei contattare la pediatra per farmi dare un collirio o una crema antibiotica, adesso non ho capito bene. Per ora io gli faccio la pulizia con una garza imbevuta di acqua fisiologica, vediamo come va. Per fortuna in casa avevo le fialette, perché non mi ricordavo se le avevo acquistate prima del parto, invece le avevo qua, in effetti non le ho mai usate, quindi meno male che le avevo. E niente, siamo qua a letto, stiamo guardando i cartoni, un pochettino, non è che gliele faccio guardare chissà quanto. Adesso appena finito di mangiare e dovrebbe un po' appisolarsi. E in programma, vabbè, stasera dovremmo andare un attimo a scendere qua al bar di sotto per guardare un po' la partita, che mio marito è super tifoso della Juve. E presumo ci sia la Juve, se non erro, e poi andiamo dai miei suoceri a mangiare e basta. In programma abbiamo questo e poi vedo se riprendervi qualcosa anche domani, ma credo che domani saremo abbastanza tranquilli, perché oggi in realtà siamo usciti di casa alle 11 e siamo rientrati alle 4, quindi siamo abbastanza stanchi. Vedo se stasera o domani riesco a farmi uno shampoo, perché ho i capelli un po' disastrati, quindi vediamo se ce la faccio e noi ci aggiorniamo poi. Edo vestito da Superman per carnevale, eccolo, ciao amore, che bello che sei. Andiamo carnevale, sì, andiamo a festeggiare il carnevale, amore. Guarda il papi. Che giorno è oggi, papi? Che giorno è?
Dobbiamo ricordarci. Il 26, amore. Oggi è il 26. È il 26. No, vengo. È il 26. Il nostro piccolino ha 2 giorni che ha compiuto 4 mesi. Buongiorno ragazze, allora è il giorno dopo, oggi infatti è domenica, io sono qua sdraiata sul divano mentre Edo e il papà dormono di là e niente, una splendida giornata come avete visto, alla fine ieri non vi ho più dato aggiornamenti, purtroppo il seggiolone non andava bene e infatti io odio questa cosa delle persone che mettono in vendita delle cose che poi non sono realmente come dicono, infatti il seggiolone, adesso mi metto qua la foto, veniva venduto con, io avevo preso il seggiolone, quello in legno che poi va bene utilizzarlo anche come sedia, quindi anche quando il bambino diventerà più grande, perché il classico seggiolone in plastica, allora a parte che non mi piace, ma poi lo sfrutterei poco. E questo seggiolone appunto veniva venduto con la, il cuscino sia sullo schienale che sul sedere in sostanza, no? Arriviamo là, mio marito lo prende, gli faccio, hai controllato tutto? Sì. Arriviamo a metà strada, gli faccio, scusa, ma i cuscini li ha per sicurezza? Mi fa, no, quello del sedere no, e gli faccio, ho capito, ma il bambino poi scivola, cioè non mi va bene, a parte che in ogni caso non puoi mettere un annuncio di un seggiolino che vendi con i 2 cuscini e poi vado a prenderlo e non li ha, perché allora lo dici prima, cioè non mi fai neanche fare la strada apposta e poi l'articolo che io vedo su, io in questo caso l'ho preso su Subito, non è realmente così. Quindi io questa cosa delle persone che comunque sono molto superficiali, poi soprattutto sugli articoli da bambino che io ci tengo, mi fa incazzare, proprio incazzare. Però vabbè, gliel'abbia riportato indietro, adesso sono alla ricerca di un seggiolino così. Quelli che sto guardando io sono, questo qua era della Baby Comfort, però c'è anche Auk e anche Stock, però vorrei stare su una cifra abbastanza bassa perché quelli dello Stock costano una marea. Quindi vediamo, ho ancora un mesettino di tempo perché la pediatra mi ha detto che al 5° mese dovrei iniziare a metterlo, posso iniziare a metterlo nel seggiolone, quindi ancora un mesetto ce l'abbiamo. Oggi in programma, niente, sono riuscita a vendere 2 o 3 cose che adesso viene un signore a prendermele. Due o tre cose dietro, insomma, e poi oggi credo che faremo una passeggiata, un giretto tranquillo, comunque in base a quello che faremo vi farò un pochino di riprese, quindi noi ci aggiorniamo dopo. Ragazze, si è svegliato un bimbo, è vero?
e sta guardando i cartoni. Ovviamente, come vi ho detto ieri, glieli faccio guardare proprio poco, un pochino la mattina, perché si deve svegliare un po'. E niente, l'occhio sta leggermente meglio. Nel frattempo io mi sono data una sistematina, mi sono fatta una treccia perché così non mi tira i capelli. E poi nel frattempo mio marito si è svegliato anche lui, è andato a fare la spesa, da Iper alla spesa grossa di tutta la settimana, che non credo vi farò vedere perché gli svuota la spesa con il bambino, sono sempre un po' buttateli così, quindi piuttosto di farlo male evito di farli. E oggi in programma non so cosa faremo, perché in realtà volevamo andare al lago, però magari è un po' prematuro per Edo con l'occhio così. In realtà sta molto molto meglio, però ho paura che col vento eccetera abbia magari una ricaduta. Boh, adesso ci riflettiamo un attimo, poi vediamo. Però è talmente, vedete fuori, è una bella giornata che mi dispiace proprio stare in casa. Vediamo dopo, adesso devo sistemare tutta casa, ho già messo su una lavatrice, adesso devo rifare i letti, qualcosina devo fare.